4.945 giorni in orbita attorno a Marte. Nessuna sonda è mai arrivata a tanto, solo Mars Odyssey può vantare questo record. 13 anni sono passati infatti da quel 24 ottobre 2001, quando la sonda è entrata nell'orbita del pianeta rosso dopo essere stata lanciata il 7 aprile dello stesso anno. In questi anni la sonda ci ha regalato immagini straordinarie del suolo marziano, delle vere e proprie opere d'arte che la NASA ha raccolto in una galleria fotografica. La sonda, che funge anche da ripetitore per le comunicazioni tra la Terra e Marte, era stata dotata di una varietà di strumentazioni e telecamere per studiare il pianeta rosso, focalizzando la sua ricerca sui minerali, sulle radiazioni e sulla presenza di acqua. Mars Odyssey ha anche aiutato altre missioni come il Mars Reconnaissance Orbiter, nonché i rover Spirit e Opportunity. La sonda ha conseguito numerosi risultati fondamentali per l'astronomia e soprattutto per la conoscenza di Marte. Il costo totale previsto della missione fu di 297 milioni di dollari. La sonda venne originalmente chiamata Mars Surveyor 2001 Orbiter ed era stata prevista anche la presenza di un lander, poi annullata un anno dal lancio a seguito dei fallimenti del Mars Climate Orbiter e del Mars Polar Lander nel 1999. Il nome Mars Odyssey è stato scelto in onore dell'esplorazione spaziale contenuta nel film 2001 Odissea nello spazio. La missione, che verrà prolungata sicuramente per uno o due anni, avrebbe dovuto concludersi invece nel 2004. I ricercatori della NASA, viste però le buone condizioni della sonda e la presenza di grandi scorte di carburante, pensarono di allungare la missione fino al 2006. La sonda invece è ancora in orbita e funzionante, ha portato infatti al raggiungimento di risultati storici, tra cui la realizzazione della prima mappa ad alta risoluzione dell'intero pianeta.